La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obiettivi e strumenti per una prevenzione efficace, è stato il titolo del convegno organizzato dall'ASP Catania in collaborazione con il DASOE, assessorato della salute della Regione Siciliana. Il convegno ha trattato le azioni programmatiche in tema di prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro, come pianificazione degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, approfondimenti dei fattori di rischio del settore delle costruzioni, analisi degli infortuni e delle malattie professionali nel settore delle costruzioni, la tutela penalistica e la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e interventi di sorveglianza sanitaria per la prevenzione in edilizia. Il DASOE e la Regione Siciliana puntano moltissimo a un piano di prevenzione, anche quello ovviamente nei luoghi di lavoro è fondamentale. Assolutamente, il nostro impegno è a 360 gradi con tutte le aziende sanitarie provinciali. L'occasione odierna ci dà lo spunto per poter accendere ancora una volta una luce su ciò che è l'impegno non solo dell'assessorato ma di tutti gli operatori sul territorio che si avvalgono delle competenze, delle proprie competenze ma anche delle competenze presenti nella struttura regionale. Non molti sanno per esempio il duro lavoro che il DASOE svolge in questo senso. Il DASOE ha svolto un'azione di coordinamento importantissima, ha sviluppato un piano della prevenzione che è stato immediatamente approvato dal Ministero, utilizza competenze anche al di fuori della propria struttura, mi riferisco segnatamente a chi assieme ai funzionari ministeriali ha realizzato l'opera, il progetto del piano regionale della prevenzione e segnatamente alla dottoressa Costa dell'ASP di Palermo. La tutela della salute passa assolutamente anche dai luoghi di lavoro, un impegno che voi come ASP avete intrapreso da tempo. Sì, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP tra le tante politiche e attività ha anche appunto la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia con attività di vigilanza ma anche con attività di assistenza e di promozione della salute e sicurezza, anche con organizzazione di iniziative come quella di oggi in cui appunto diffondiamo la cultura della sicurezza mettendo anche a confronto tutte le parti coinvolte nello scenario della sicurezza nei luoghi di lavoro e presentiamo anche le varie iniziative che come ASP, come Dipartimento di Prevenzione portiamo avanti per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dal piano regionale della prevenzione che è il nostro obiettivo strategico quinquennale che sicuramente fino al 2027 ci dà le linee di indirizzo, gli obiettivi strategici e gli indicatori per tutte le tipologie di attività in cui si possono riscontrare infortuni e malattie professionali. Cosa manca secondo lei affinché tutto questo possa prendere piede nel miglior modo possibile? Allora, sono tante le cose che mancano. Non manca la legge, nel senso che noi abbiamo un'ottima legislazione nazionale e addirittura la migliore europea, ma manca ancora l'applicazione di questa legge da parte sia a livello delle imprese e sia anche a livello dei comportamenti dei lavoratori. Quindi bisogna rendere bisogna attuare quello che sono le norme e non farla rimanere carta, non fare in modo che gli adempimenti non siano visti come adempimenti semplicemente burocratico-cartacei per evitare la sanzione dell'organo di vigilanza, ma che portino un vero e proprio processo di cambiamento nell'organizzazione aziendale. Quindi manca per esempio una formazione efficace. Oggi parliamo spesso di formazione efficace perché la formazione non è vero che manca, anzi dall'81 in poi c'è un fiorire di corsi di formazione per tutte le tipologie e le figure della prevenzione, a partire dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e quant'altro. Però forse questa formazione non è stata così efficace come doveva essere. È stata forse una formazione basata più che altro sul pezzo di carta, sull'attestatificio. Sono nati molti attestatifici in questo periodo e con l'obiettivo di rilasciare il pezzo di carta per evitare la sanzione. Bisogna fare in modo che la formazione venga fatta in maniera diversa perché possa incidere sulla sfera del saper fare e quindi sul cambiamento di procedure, di comportamenti anche da parte dei lavoratori e nei cantieri edili nelle aziende.